Esiste l'olocausto dei dimenticati, esiste quello degli uomini, dei vecchi e dei bambini, dei comunisti, degli omosessuali, degli intellettuali scomodi, dei massoni e degli zingari. Esiste l'olocausto delle donne sconosciute ed esiste anche l'olocausto delle donne più celebri, celebri perché personaggi pubblici a priori, oppure diventate celebri in quanto scampate all'orrore. Ho scelto 8 donne, tutte in balia della brutalità degli eventi. Alcune hanno dovuto fare l'impossibile per cavarsela e uscirne vive. Altre erano famose, diventate icone partigiane oppure sostenitrici del regime. Altre ancora, semplicemente, opportuniste.